Per l'inizio, dai, vieni, poi dopo se vuoi ti siedi. Sì, ma se, tanto lui non mostra diapositive, quindi... Non so niente, struttura visuale, tutta ecstasy, come disse. Magari un'enciclopedia. Buon pomeriggio, benvenuti. Siamo al secondo incontro di questo ciclo che abbiamo intitolato Rita Messori ed io. Mascherina levata. Sì, adesso me la levo, sì, ormai... Sei vaccinato, vero? No, ormai fa parte integrante del... Tra immagini e parole. Ecco, se c'è un relatore che incarna questo titolo è il nostro relatore di oggi, il professore Michele Cometa. Il professore Michele Cometa è professore ordinario di storia comparata delle culture e cultura visuale all'Università di Palermo, autore di moltissimi interessantissimi volumi, qui ne cito solo gli ultimi, La scrittura delle immagini 2012, Perché le storie ci aiutano a vivere la letteratura necessaria 2017 e l'ultimo volume Cultura visuale, tutti e tre editi per i tipi di Raffaello Cortina di Milano. Voglio citarne un altro, un libro bellissimo, Quod Libet, credo, dedicato al trionfo della morte di Palermo. Il professore di Palermo, ed è un libro straordinario che vi consiglio di leggere anche perché si fanno arditi collegamenti tra Picasso e il Medioevo, è un libro straordinario. Quindi perché Michele Cometa? Michele Cometa, come dicevo, da tantissimi anni lavora in modo indisciplinato e poi ci spiegherà il senso di questo aggettivo, a cavallo tra parole e immagini. Questo ultimo libro che presenterà questa sera, Cultura visuale, è un libro molto interessante perché costruisce un'archeologia o una paleontologia di questa indisciplinata disciplina che è a cavallo tra varie aree del sapere umanistico e non solo, partendo da tre autori fondamentali per parlare di immagine non solo nel Novecento, che sono Abi Warburg, Sigmund Freud e Walter Benjamin. Attraverso la ricostruzione, diciamo così, della educazione visiva di questi tre importanti intellettuali del Novecento, fa un discorso sul senso delle immagini che nella parte terminale del libro si apre al futuro delle immagini, su cui poi alla fine lo voglio sollecitare. Quindi, senza altri indugi, do la parola a Michele Cometa. Prego. Grazie Vittorio, sono ovviamente molto contento, ma penso che basti uno, no? Ce la facciamo. Abbondiamo, va bene. E sono molto contento e anche un po' spaventato perché sono circondato da due figure molto diverse come Rita Messori e Vittorio Gallese che fanno parte dei mondi che io ho cercato di frequentare, però appunto da letterato, perché insegno letteratura, e però insomma appunto come dice lui ho sempre avuto questa, e quindi sono sicuro che Rita Messori con la sua estetica e Vittorio Gallese con le neuroscienze diranno vabbè sì d'accordo, ma alla fine sei rimasto uno splendido dilettante. Io ci sto bene, diciamo, in questa posizione, anche perché credo che nel caso specifico del libro Cultura visuale bisogna avere appunto un po' il coraggio di scombinare un po' le carte, mescolare un po' le carte. Diceva giustamente Vittorio, cultura visuale è una disciplina che ormai ha addirittura corsi di laurea in giro per il mondo, persino insegnamenti in Italia, in alcune sedi importanti. Io stesso insegno cultura visuale in un corso di comunicazione. Insomma, una disciplina che ha cominciato a prendere anche uno spazio accademico.
Il problema naturalmente è che, come tutte le cose, tra virgolette, nuove, ovviamente dà, diciamo, fastidio alle vecchie. E quindi la prima questione che bisogna porsi, quando si, parla di cultura visuale, e soprattutto se ne parla nei termini in cui uno dei padri della cultura visuale, che è Tom Mitchell, un professore di Chicago, l'ha definita appunto una indisciplina. Bisogna appunto fare subito i conti con i colleghi, ecco, diciamo nel caso di Rita, chiaramente per esempio l'estetica. E ovviamente di immagini si sono occupate molte discipline e continuano ad occuparsene autorevolmente, la storia dell'arte, l'estetica, persino diciamo la mediologia o i media studies, come li chiamiamo. Ovviamente tutte le discipline che hanno a che fare col cinema e via discorrendo. La prima reazione è: ma che cosa volete fare? Volete cambiare, superare, uccidere le altre discipline? Invece la risposta, che peraltro io diciamo copio da Tom Mitchell, è: no, il problema è che la cultura visuale è una sorta, certo, di supplemento pericoloso, uso questo termine, è un termine importante, diciamo, del dibattito coniato da Derrida, è un qualcosa in più che certamente destabilizza queste discipline. Ma proprio per questo, appunto, come dicevamo, a me pare un buon modo di affrontare innanzitutto la contemporaneità, di rimettere in discussione le discipline universitarie e non solo universitarie ormai, diciamo, fondate. E effettivamente la cultura visuale cerca di muoversi appunto ai margini, è un supplemento, un surplus, che certo ogni tanto qualche calcio in direzione delle discipline tradizionali lo dà, ma non pretende affatto di sostituirle o di essere il superamento anche in una logica, in una teleologia in cui poi alla fine faremo tutti cultura visuale, proprio per niente. Quello che fa la cultura visuale, e questa diciamo la dichiarazione iniziale, è quello di muoversi ai margini, discipline anche ben consolidate, come capite alcune di queste addirittura hanno un crisma italiano, quindi non è soltanto a cominciare dalla stessa estetica, pensate all'estetica filosofica, ma la storia dell'arte non ne parliamo, eccetera. Ecco, la cultura visuale ha la pretesa di dialogare con queste discipline e metterle anche un po' in crisi, fare capire eventualmente quali sono i limiti, ma naturalmente è valido anche il percorso opposto. A queste discipline possono mettere in questione, purché non lo facciano soltanto per biechi motivi accademici, cioè voi non c'entrate, no? Nell'università, per esempio, o per, così, per corporativismi, diciamo, di vario tipo. Che cosa dico quando dico cultura visuale? Quello che cerco di fare in questo libro, il sottotitolo è appunto Una genealogia, e avete pensato, insomma, in qualche modo per presentare questa disciplina anche agli studenti, per intenderci. C'è solo un precedente in Italia che è quello dei nostri amici, nostri in senso anche stretto, cioè Andrea Pinotti e Antonio Somaini, che hanno scritto a loro volta una introduzione alla cultura visuale per Einaudi. Sono due libri, come vedrete, molto diversi proprio perché giocano partite, diciamo, differenti in questo loro, diciamo, tra virgolette, attacco soft al sistema delle discipline dell'immagine. Nel libro io quindi ho cercato di fare un lavoro che, per esempio, né Pinotti né lo fanno pure, ma non è il loro obiettivo iniziale. Loro vengono appunto dall'estetica, vengono dai film studies, dai media studies, quindi sono interessati ad altre questioni. Io invece, così, da vecchio storicista, se così posso dire, diciamo, mi ha appassionato l'idea, ma da dove vengono? Perché adesso oggi noi abbiamo inventato una disciplina che si chiama cultura visuale? Naturalmente nulla inizia in un determinato momento, ma io ho fatto finta che fosse così e ho detto: beh, tutto inizia con queste tre straordinarie figure. Stiamo parlando di tre figure molto diverse, ma che certamente hanno determinato tutto il Novecento e continuano a determinare la contemporaneità: Abby Warburg, Sigmund Freud e Walter Benjamin. Inutile dire che so benissimo i limiti di una simile invenzione, diciamo, di questo inizio di questi padri fondatori. Innanzitutto perché, per fortuna, i padri fondatori non sono mai tre, ma possono essere molti di più. E poi, diciamo, chiunque ha un minimo di dimestichezza o conosce chi sta parlando,
si capisce che sono tre tedeschi, anzi due tedeschi e un austriaco, quindi soltanto una visione molto limitata. Si poteva fare questo discorso utilizzando un incipit francese o inglese, anglosassone, misto, e forse si poteva anche andare in altri ambiti. E tuttavia io ho detto, beh, no, tutto sommato va bene così, però perché sono perfettamente, profondamente convinto che tutte e tre rappresentano comunque un punto di non ritorno nella riflessione sulle immagini e su ciò che è, diciamo, che gira attorno alle immagini, perché ora vedrete non si parla solo di immagini, ma si parla anche di visibilità, si parla anche di dispositivi, si parla anche di sguardi, cioè di tutto quell'armamentario che appunto la cultura visuale, contrariamente a molte delle discipline che vi ho citato, mette costantemente in campo. Ci sono voluti decenni, faccio soltanto un esempio, perché, che ne so, la storia dell'arte tradizionale mettesse in conto seriamente il problema dello sguardo dello spettatore. Oggi ovviamente lo fa, ma non era ovvio, diciamo, nelle sue scaturigini, anche se uno poi può fare questo giochetto genealogico all'indietro e se va a pensare, che ne so, ai fondamenti della storia dell'arte, all'invenzione della storia dell'arte, penso a Winckelmann, ancora una volta mi dispiace, un tedesco, e vi accorgete che Winckelmann sapeva benissimo che cos'erano le immagini, sapeva benissimo che cos'erano gli sguardi, sapeva benissimo che cosa erano i corpi, e sapeva certamente anche moltissimo dei dispositivi, cioè dei supporti mediali in cui si muovono. Però io ho detto, vabbè, cominciamo con il Novecento, mi pare più che sufficiente per cominciare anche a orientare un pubblico di studenti. Dopo Abby Warburg, la nostra nozione di immagine, questo diciamo è certo, non credo che bisogna insistere molto, è completamente cambiata. La nostra intendo novecentesca. Abby Warburg è un punto di non ritorno in questa storia. Poi naturalmente possiamo aggiungere altri autori, ma sicuramente questo Abby Warburg l'ha fatto. Pensiamo alle immagini in maniera completamente diversa da come facevamo prima di Abby Warburg. Lo stesso discorso vale per Sigmund Freud, che tra l'altro è meno diciamo, assimilabile ad una logica. Uno non ci pensa, dice, ma come nella cultura visuale vai a prendere un autore che è peraltro sicuramente il padre di una cultura verbale, pensate semplicemente alla psicoanalisi, che si è, diciamo, presentata per quasi un secolo come qualcosa che ha a che fare col verbale, se non altro per via della, diciamo, terapia. E invece le cose non stanno così da due punti di vista. Innanzitutto perché, adesso mi soffermerò un attimo, Freud era un uomo dell'occhio esattamente come Abby Warburg. Cioè, che sapeva che cos'erano le immagini, le ha usate, le ha commentate, ha scritto decine di testi sulle immagini, come sapete, ma poi ha avuto anche una prassi, diciamo, delle immagini, un uso delle immagini. E questo nulla toglie ovviamente al fatto che la psicoanalisi si basa sulle parole e con quella teoria ha informato di sé tutto il Novecento e anche la filosofia, la storia dell'arte, la storia della letteratura, l'estetica, via discorrendo. Tuttavia, Freud ha fatto qualcosa di molto particolare dal nostro punto di vista della cultura visuale. Ha tematizzato la questione dello sguardo e l'ha tematizzata, è inutile dirlo, a partire da una questione fondamentale, e cioè la questione della sessualità. Quindi ha cominciato a parlare di sguardi e lo ha fatto però utilizzando poi quello che, diciamo, lo ha reso famoso e probabilmente anche abbastanza eterno, anche se non c'è nulla di eterno nella storia della cultura, che è appunto un'analisi del sesso. Stesso discorso vale per Walter Benjamin. Io credo che con Walter Benjamin la nostra nozione di medium, non io, voglio dire moltissimi studiosi di Walter Benjamin, la nostra nozione di media è completamente cambiata. Ora poi cercherò di dire, anche forse dialogando con loro due, in che cosa poi è veramente cambiata e sta ancora cambiando, perché poi la cosa fondamentale di una disciplina come la cultura visuale è quella di confrontarsi con la contemporaneità e quindi deve dare degli strumenti che ci permettano di capire perché siamo infilati in un mondo di immagini, di sguardi sicuramente e anche e soprattutto di dispositivi appunto soprattutto della visione, ma non solo, evidentemente. Questo è, diciamo, il quadro nel quale mi sono mosso. Ho deciso di iniziare con questi tre. L'altro punto debole, ve lo dico io perché tanto lo percepite subito, non solo sono tutte tre tedesche, comunque di lingua tedesca, un austriaco, due tedeschi, però
ma sono tutti appartenenti alla cultura ebraica. Altra questione tutt'altro che irrilevante, come capite bene quando si parla di immagini, perché i tre monoteismi qualche problemino con le immagini l'hanno sempre avuto. Mi riferisco al cristianesimo, all'Islam e ovviamente anche all'ebraismo. Anche qui molto spesso abbiamo delle idee un po' riduttive, poi man mano che uno approfondisce la questione si rende conto che sì, certo, qualche problemino con le immagini l'hanno avuto, ma hanno avuto anche modo di pensare le immagini per secoli. E quindi diciamo si può benissimo vedere le tre grandi religioni monoteiste dal punto di vista di una filosofia dell'immagine. Questo è ovviamente immediato per il cristianesimo, è già un po' più complesso per l'ebraismo, che sembrerebbe anche questa una religione della parola, la religione del libro, eccetera, eccetera, ed è ancora più complicato per certe forme di aniconismo tipiche della cultura musulmana, per cui la calligrafia sostituisce l'immagine e via discorrendo. Quindi quando prendo tre ebrei chiaramente me la cerco, nel senso che evidentemente siamo, diciamo, in una situazione borderline. Mi permetto di dire che forse proprio questa instabilità ha reso la loro esperienza estremamente interessante, cioè nel senso che ha creato problemi più di quanti non ne abbia risolto. E vedrete, adesso faccio proprio degli esempi velocissimi e tu mi dici anche quando devo smetterla, vedrete che non è casuale, diciamo. Tutte e tre avevano problemi tipicamente legati alla cultura ebraica rispetto alle immagini, rispetto ai dispositivi, rispetto agli sguardi. Abi Warburg in primis, vi dirò perché, ma certamente Freud, che tutta la vita insegue figurazioni che peraltro sono tutte figurazioni tipiche della cultura non solo occidentale ma anche in alcuni casi cristiana in senso stretto. Pensate alla sua fissazione per il Mosè, tanto per dirne una, Mosè di Michelangelo e non solo quello di Michelangelo ovviamente, e anche Walter Benjamin, peraltro attraversato da non soltanto un interesse spasmodico per l'ermeneutica, diciamo, no? L'ermeneutica talmudica in alcuni casi, ma poi anche da questioni, mettiamo il marxismo, no? Se ci pensate lui è stato uno dei grandi, diciamo, dell'estetica marxista, anche se oggi non ci pensiamo più, ma lui insomma invece ci pensava, e come, anzi diceva che ci sono più sottigliezze e finezze nel marxismo che in qualunque testo talmudico, il che la dice lunga, diciamo, sulla sua instabilità, diciamo, e sulla sua lotta interiore. Bene, questi sono i tre personaggi, attaccabilissimi, ma secondo me è un buon inizio, diciamo, per discutere. Come li faccio discutere? Li faccio discutere attraverso, diciamo, alcune mosse retoriche, giusto per creare una storia lì dentro, no? Leggibile il più possibile. E cioè il fatto che faccio partire tutto da un'esperienza infantile. Direte voi, ma che c'entra? C'entra per molti motivi. Uno, perché effettivamente, in qualche modo, se andate a vedere le biografie di questi tre autori, queste esperienze, diciamo, infantili hanno determinato pesantemente tutta la loro evoluzione. Questo è evidente, eclatante nel caso di Freud. Voi sapete, peraltro è stato proprio lui a insegnarci che le esperienze infantili sono decisive, e soprattutto ci ha insegnato un'altra cosa, che tutto quello che facciamo, io qui ho un po' di timore davanti ovviamente a Vittorio, spero che non si arrabbi, che ovviamente, diciamo, è esperto anche di psicoanalisi, ma una cosa è certa: Freud ha costruito molte delle sue riflessioni sull'idea che in fondo tutto quello che facciamo nella vita è la Erfüllung, come dicono i tedeschi, cioè l'adempimento, la soddisfazione di un desiderio infantile. Tutti ricorderete questa, e nel loro caso è proprio decisamente così. Ovviamente è una mossa retorica, non sono solo questo, però certamente ci sono buoni motivi per crederlo. Vi ricorderete tutti che Freud è stato quello che ci ha insegnato questa cosa, per esempio affascinato dalla figura di Schliemann, il grande archeologo, lo scopritore di Troia per intenderci, e
Schliemann nel suo testo su Troia esordisce dicendo: guardate signori, io finalmente ho scoperto Troia e in realtà l'ho fatto semplicemente inseguendo un mito mio dell'infanzia, perché quando mio padre mi regalò per la prima volta un libro di un certo Jährer, insomma una storia dell'universo, una Weltgeschichte, una storia universale, in cui si cominciava appunto parlando anche di Troia, e vedendo questa immagine di Enea che scappa con il padre sulle spalle da Troia, e vedendo rappresentate in una di queste figurine le mura di Troia, io pensai, andando proprio letteralmente da suo padre, gli dice: io sono quello che scoprirà Troia, cosa che poi peraltro ha fatto, perché l'ha scoperta sul serio. E Freud utilizza questa specie di mini introduzione. Guardate che è un testo di archeologia molto serio, secchione, eppure Schliemann ha il coraggio di cominciare con un ricordo d'infanzia dicendo: papà, io vedrò le mura di Troia, cosa che, come sapete, poi è effettivamente avvenuta, anzi ne ha viste, diciamo, parecchi strati della Troia, diciamo, dell'epos. E benissimo, Freud lo utilizza dicendo: guardate, è chiaro, non facciamo altro che inseguire nella nostra vita un desiderio infantile. La stragrande maggioranza delle cose che facciamo dipende da questo desiderio infantile. Ognuno di noi ha certamente il desiderio infantile. Io ci credo proprio sul serio, nel senso che riesco anche a immaginare, anche sul piano personale, che le cose vadano effettivamente così. Certamente così la pensava Freud, e effettivamente questi territori ben si prestano. Perché? Quali sono i desideri infantili di questi tre signori? Ebbene, il primo di questi desideri, che riguarda Abby Warburg e che chiaramente fa sì che tutta la vita insegua le immagini, è un certo tipo di immagini, è il fatto che da piccolo, in un momento molto critico della sua esistenza, Freud gli avrebbe detto: grazie, per forza, è tipico, diciamo, no? È un momento di trauma a tutti gli effetti. E si ritrova al capezzale della madre, ovviamente è inutile dire, una ricchissima ebrea. I Warburg, come sapete, erano dei banchieri, sono ancora oggi dei banchieri, e peraltro Warburg, come sapete, passa alla storia per avere detto, nonostante fosse il primogenito, ai fratelli: fate una cosa, voi vi tenete i soldi, io mi vado a fare lo storico dell'arte, però mi comprate tutto quello che voglio, a proposito di desiderio infantile. E così è stato effettivamente. Il fratello di Abby, Max, lo ha campato, tra virgolette, tutta la vita, comprandogli tutto quello che voleva. D'altronde era nulla rispetto al patrimonio che lui aveva di fatto passato al fratello, e quindi diciamo, stiamo parlando di una famiglia che ha tutto, diciamo, ha qualcosa da raccontare. Ma una delle cose da raccontare è sicuramente il fatto che la madre, a un certo punto, pare aveva una malattia, pareva, insomma, che dovesse morire da lì a pochi giorni, e se ne vanno ovviamente da ricchi quali erano, in un posto, diciamo, straordinariamente salubre, cioè se ne vanno a Bad Ischl in Austria, e il povero Warburg sta lì al capezzale, ragazzino, diciamo giovane, sta lì al capezzale aspettando da un momento all'altro che la madre morisse. Invece la madre, per fortuna, non muore, ma lui subisce un trauma irreversibile, e per tirare avanti, per cercare di ovviamente compensare questa angoscia, si mette a leggere libri sui cowboy americani. Non è l'unico a farlo all'epoca, anche perché i cowboy avevano una ottima stampa, e soprattutto hanno avuto un eroe, diciamo, uno scrittore straordinario, si chiama Karl May, lo conoscono soprattutto i germanisti o comunque chi si occupa di letteratura tedesca. Però è una specie di Salgari, cioè uno di quelli che proprio se lo leggevano tutti dappertutto. Come Salgari inventa un Oriente, Karl May inventa un Occidente, inventa appunto l'epopea degli indiani, dei cowboy, eccetera, eccetera. Lui si imbeve, diciamo, di queste opere, si può fare anche un'analisi, perché sono opere molto particolari, e su cui ovviamente non mi soffermo, qualcosa la dico nel libro, ma è una bella fiction questa qui. E però non soltanto si innamora di queste immagini che il giovanotto vede con una certa, diciamo, tensione sessuale, perché sono tutte immagini di stermini di Apache, per intenderci, quindi Apache impiccati, crocifissi, eccetera, e a Bad Ischl, a pochi metri da dove stavano loro, c'è una via crucis particolarmente significativa, molto,
molto frequentata, con delle strane, diciamo, casette sparse in questa montagna fino al santuario, con delle immagini ovviamente della Via Crucis. E il giovane Breo Warburg, mentre legge queste storie di cowboy che, come dire, poi molti anni dopo lo eccitano in qualche modo, perché sono insomma un po' tutte giocate su questo sadismo, sadismo peraltro di chi? Degli americani e dei cattolici che sterminavano gli indiani, questo è il plot, e poi esce e va a vedere la Via Crucis. Ecco, io credo che lì, lo dico adesso in una battuta, ma si può argomentare, io credo che lì Warburg sia diventato quello che è diventato. Non soltanto ha messo in discussione il rapporto tra le due religioni monoteiste, il cristianesimo e non vi dimenticate che lui passa alla storia per avere poi interpretato tutto il Rinascimento italiano, quindi immagini cattoliche per intenderci, no? A cominciare dalla nascita del Battista, del ghirlandaio, su cui ha scritto ovviamente cose straordinarie. Ma lì si vede con molta chiarezza che non soltanto si scontrano le due religioni, ma si scontrano torture, supplizi, sofferenze di natura diversa. Da un lato quella degli Apache, impiccati e crocifissi, dall'altro quello del crocifisso, propriamente detto, della Via Crucis. E che cosa fa Warburg? Warburg per tutta la vita mescolerà queste immagini. Sa, fin dall'inizio, che si può parlare dei cowboy e delle immagini dei cowboy e si può parlare contemporaneamente delle immagini del Cristo. È il metodo che poi noi conosciamo e che, come si dice, viene fuori in quella grandissima avventura che è l'Atlante delle immagini. L'Atlante delle immagini in cui Warburg fa proprio questo. Ecco perché ci cambia, la storia delle immagini. Comincia a mettere insieme immagini che non c'entrano nulla rispetto a quelle che si poteva immaginare uno storico dell'arte. Uno storico dell'arte non si sognava di mettere insieme dei fumetti sostanzialmente e le immagini della crocifissione, peraltro in stile nazareno, quindi con tutta una retorica molto particolare. Ecco, questo è quello che fa Warburg fin da piccolo. Dopodiché insegue questo mitologema per tutta la vita, al punto che va negli Stati Uniti, come forse sapete, visita gli indiani Pueblo, visita gli indiani Apache, che naturalmente erano, come si dice, sterminati e continuavano a essere sterminati per tutto l'Ottocento, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che conta è il metodo. Si può mettere insieme l'immagine di un Apache, addirittura di un fumetto che racconta degli Apache, e un'immagine presa dalla Via Crucis. Questo è Warburg sostanzialmente. Chiedo scusa ovviamente agli specialisti di Warburg che lo riduco a una specie di, così, di vacchetta. Andiamo a Freud. Freud insegue tutta la vita un'altra immagine, e questa immagine è l'immagine del Mosè. Suo padre gli regala una Bibbia, il cui frontespizio è il Mosè, e lui per tutta la vita si sogna di essere come Mosè, e per alcuni motivi. Innanzitutto Mosè lo accompagna, perché lo accompagna anche quando finalmente un medico ha affermato, il padre gli riregala una Bibbia con un altro Mosè, che la stessa Bibbia con la rappresentazione di Mosè, ma soprattutto lui sa benissimo di essere il Mosè della psicoanalisi, cioè colui che avrebbe traghettato la cultura occidentale verso la terra promessa della psicoanalisi. E infatti, diciamo per restare a un livello molto leggero, ma capite bene che i titoli sono questioni molto più importanti, quando va davanti al Mosè di Michelangelo, quello di San Pietro in Vincoli per capirci a Roma, ha dei momenti particolarmente pesanti, anche perché è reduce dallo scontro che ha messo in crisi il fatto che lui sarebbe stato il padre, il fondatore di questa religione nuova che si chiama psicoanalisi, perché proprio in quell'anno, nel 14, Jung gli ha scippato la presidenza della società psicoanalitica, e quindi quando va a Roma è molto arrabbiato e sa benissimo che il suo ruolo di padre fondatore è stato messo seriamente in crisi, cosa che poi ovviamente continuerà per tanto tempo. Ma insomma, Mosè non solo lo accompagna, ma fa in modo che cominci anche lui a occuparsi di immagini, tutt'altro che semplicemente immagini ebraiche. Ancora una volta, fateci caso, stiamo parlando del Mosè, ma poi stiamo parlando della tomba di Giulio II, stiamo parlando del cattolicesimo trionfante romano, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo continuare su queste variazioni. Scrive su Mosè e poi alla fine, come sapete, della sua vita, scrive addirittura una ipotesi,
su chi era veramente Mosè, e fondatore di una religione monoteistica, che era un egiziano, come sapete, era un diciamo uno dei maggiorenti dell'unico faraone monoteista, famosissimo peraltro, ormai uno degli eroi, no, della New Age, come se fosse un unicum, eccetera, su cui si fanno tante riflessioni, ma certamente questo ci dice Freud. Ecco, ancora una volta, un'immagine giovanile declinata in maniera molto contraddittoria dal punto di vista, tra virgolette, teologico, e che lo insegue per tutta la vita, al punto che scrive sul Mosè di Michelangelo, scrive sul Mosè tout court, insegue queste immagini. Naturalmente, inutile dirvi, stiamo parlando delle immagini fondative, diciamo, del Rinascimento, della cultura italiana, cioè stiamo parlando di Michelangelo, chiaramente, quindi, insomma, no, tutt'altro che secondario. Ultimo passaggio, Benjamin. Anche Benjamin ha delle immagini negli occhi. E queste immagini sono, in particolare, delle immagini che vengono fuori da un dispositivo, e appunto vi dico, anche lui cambia completamente la nostra nozione di dispositivo, così come Warburg lo fa per le immagini e Freud lo fa per lo sguardo. Inutile dirvi, lo sguardo di Mosè, lo sguardo del padre, insomma, non sto lì, tra l'altro davanti a Vittorio non ha senso. E però anche Benjamin, anche lui fa un'esperienza di un dispositivo, che è chiaramente un'esperienza dello sguardo. Le cose messe così in fila servono soltanto a fare i capitoli per spiegare ai ragazzi, ma è chiaro che sono tre cose che stanno insieme: immagine, sguardo e dispositivo. E dunque va a vedere il cosiddetto Kaiser Panorama, cioè questa specie di straordinaria macchina che era, consisteva in un cilindro con tanti visori, visori che erano peraltro stereoscopici, cioè vi appoggiate al binocolo e vedete un'immagine che sembra tridimensionale perché sono appunto delle stereoscopie, e che a Berlino si andava appunto in un determinato posto molto importante dal punto di vista della cultura visuale, si pagava, c'era una maschera che vi accompagnava, vi faceva sedere e voi vi guardavate queste immagini che giravano dentro questa macchina, un'esperienza infantile, diciamo, come poche. Stiamo parlando della Berlino, diciamo, della sua massima espansione, diciamo, mediale, poco prima appunto del grande avvento del cinema. C'è ancora sta fotografia, ma è una fotografia molto stereoscopica. Benjamin va lì, viene accompagnato dallo zio, tutta la vita si interroga sul fatto che questi dispositivi, certo interessanti sono, ma non solo il dispositivo come l'ho propriamente detto, cioè la macchina, ma anche la sala, ma anche la maschera, ma anche il bigliettaio, cioè quello che poi è la nostra esperienza dei media nella modernità. Pensate al cinema, no? Pensate anche a qui dentro come siamo sistemati. Quindi Benjamin comincia a ragionare in termini di dispositivo, come molti anni dopo avrebbe spiegato Foucault, cioè il dispositivo non è solo il visore, il dispositivo è la sala, come dico sempre agli studenti, persino il popcorn, diciamo, che uno si compra malaguratamente al cinema, fa parte del dispositivo, cosa che oggi i teorici dei media sanno benissimo. E allora, come vedete, cowboy, Mosè e poi il Kaiser Panorama. Ultimo passaggio, penso di avere ancora qualche minuto, dimmelo tu, perché io appunto... La seconda mossa retorica del libro, oltre a questa storia dell'infanzia che insomma serve ad introdurre il problema, è tutte e tre costruiscono delle iconoteche, cioè costruiscono degli apparati complessi nei quali entrano in gioco immagini, sguardi e dispositivi. Ovviamente sorvolo, non ve l'ho detto, ma insomma è implicito, chiunque sa, qui dentro sa chi è Freud, lo sguardo è uno sguardo sessuato. Se pensate per esempio a tutta la sua teoria, delle perversioni, sono tutte perversioni dello sguardo: esibizionismo, narcisismo, sadismo, masochismo, diciamo, non c'è bisogno che lo faccio con gli studenti dicendo guardate che questo ha costruito un sistema che è un sistema basato sullo sguardo. Ovviamente il testo fondamentale, e anche qui dimostra la genialità di un uomo come Freud, è nel 1905, I tre saggi sulla sessualità, in cui fa un piccolo capitoletto intitolato Vedere e toccare, dove appunto dice che in realtà il vedere è soltanto, diciamo,
un altro modo per immaginare invece il tatto. Argomentone che non capite bene, non finisce mai, che dura ancora oggi e che permette appunto di legare due cose che non erano proprio ovvie nel dibattito né degli storici dell'arte, per intenderci, né degli estetici, ammesso che esistessero con questa etichetta, eccetera, eccetera. Insomma, però ancor più che queste input teorici, quello che mi premeva a dire, ma questi qui se ne intendevano poi di immagini, sguardi, dispositivi? Beh, direi di sì, perché producono delle macchine complesse che io chiamo iconoteche, uno dei capitoli appunto si intitola iconoteche, perché costruiscono delle macchine per lo sguardo, per le immagini. Warburg lo fa con il famoso Atlante delle immagini, che sono questi pannelli di tela dove lui incollava tutte le immagini, che peraltro strappava molto spesso da libri preziosissimi, tanto i soldi ce li aveva, quindi i problemi non ce n'erano, e quindi poteva strappare e incollare, diciamo, quelli che erano poi degli incunaboli a tutti gli effetti. Ma tanto appunto non aveva problemi per comprarsi i libri neanche del Cinquecento, eccetera. Ma al di là delle battute, lui costruisce questa strategia retorica, visuale, che è fatta appunto dall'Atlante delle immagini, che oggi non a caso, peraltro, noi ritroviamo in un sacco di formati multimediali, perché effettivamente è una specie di ipertesto, nel senso, diciamo, comune del termine, nel senso che lui metteva insieme immagini che avevano dei nessi, ma le immagini erano di tutti i tipi, appunto, cowboy e Cristo. Le immagini sono pagine di giornale e incunaboli, delle fotografie di ghirlandaio e francobolli, disegnini fatti a mano e pagine o incisioni rarissime che lui ovviamente si poteva permettere. Sta facendo un lavoro sull'immagine a 360 gradi, che è quello che vuole fare la cultura visuale. La cultura visuale non può distinguere, per esempio, tra immagini d'arte e immagini pop, chiamiamole così. Ecco perché, se contate anche il fatto che Warburg è uno dei più grandi storici dell'arte di questo secolo, ancorché irrequieto, a momenti manco si laureava perché si azzuffava con tutti i professori che lo avrebbero dovuto fargli da tutor, anche perché quando si scocciava di stare a Bonn gli diceva arrivederci, se ne andava a Berlino, poi si scocciava a Berlino, cioè mandava a quel paese, diciamo, molti di questi storici dell'arte. E che storici dell'arte, cioè i tedeschi, no? Cioè i più importanti del momento. Però alla fine poi si laurea, fa la tesi su Botticelli, che cambia obiettivamente l'interpretazione del Rinascimento, su questioni che non vi dico qui perché non sono importanti in questo momento, nel libro ovviamente ci sono, e comincia a fare questa operazione pazzesca che è mettere insieme tutte le immagini del mondo, tutte le immagini con supporti mediali diversi, carta, fotografia, incisione e via discorrendo, e anche testi, perché nelle prime versioni dell'Atlante mette giù i libri che in qualche modo creano un orizzonte di senso con le immagini. Ecco la sua iconoteca, è un'iconoteca che ci ha insegnato una cosa fondamentale a noi della visual culture, si fa per dire, no, insomma, stanno altrove quelli importanti, ma insomma, diciamo, nel senso che ci ha insegnato che dobbiamo maneggiare, sapere, e che quindi una pubblicità, lui ci metteva pure le pubblicità, noi ci sentiamo, diciamo, siamo la terra di Eco che ci ha insegnato queste cose, no? Umberto Eco intendo, no? Tutti i corsi di comunicazione si basano sul fatto che si può fare un'analisi della pubblicità, come si fa l'analisi della Madonna Sistina. E Warburg, diciamo, lo sapeva già, tanto per capirci, mette appunto delle pubblicità, addirittura alcune creme, io infatti qualcuno la riporto perché è talmente eclatante, e l'idea appunto è che le immagini parlano un linguaggio che è un linguaggio che si basa su meccanismi di una memoria, che è una memoria transgenerazionale, una memoria incisa in qualche modo nel nostro patrimonio genetico, con tutta una teoria che è quella dell'engramma, vabbè, che non è il caso di riprendere qui. Quindi ci dice anche come funzionano queste immagini. Freud viveva in una iconoteca, viveva dentro un museo, anche questo piuttosto strano, che era costituito dalla sua collezione di antichità. Freud era ossessionato dall'archeologia, e non a caso leggeva Schliemann, e si riempie la casa, letteralmente si riempie la casa, se avete visto sia quella di Vienna, dove purtroppo non c'è più niente, o quella di Londra, dove invece ci sono le statuine, vi rendete conto? Ma se andate a vedere le immagini di Engelmann, cioè quello che fotografò la casa prima che Freud scappasse in esilio,
vi rendete conto che lui stava praticamente in un museo, anzi in un magazzino di un museo, con centinaia di statuette, tutte più o meno antiche, con centinaia di immagini, con centinaia di fotografie, eccetera, eccetera. Chi entrava nello studio di Freud entrava in una sorta di museo, una iconoteca appunto. E la cosa interessante naturalmente è che non si tratta semplicemente di una sua fissazione personale, ma che queste immagini fanno parte della pratica analitica. Una delle sue, diciamo, allieve e pazienti naturalmente, che è Hilda Doolittle, una poetessa, racconta che il maestro, lo chiamava così, il maestro, quando faceva l'analisi, anche perché era, come sapete, seduto alle spalle del paziente, il quale però guardava una teca piena di statuine, e poi tutto attorno nella stanza della terapia c'erano statuine, sulla testa, vi ricorderete, c'erano le immagini di Abu Simbel, le immagini della gradiva, questa figura straordinaria che Freud analizza, soprattutto c'è, pure lo dico soprattutto per sciovinismo, diciamo, un papiro siracusano, il mito appunto della grecità e della Sicilia, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, però, Hilda Doolittle ci dice, guardate, quello non è che parla soltanto, quello indica, discute, ragiona su queste statuine, le utilizza ovviamente come miti che servono a spiegare il funzionamento della psiche e dell'inconscio. Manco fosse Jung, potrei dire con una battutaccia, diciamo, no? Ebbene, così stanno le cose. Quella è una macchina diegetica, una esposizione di immagini che servono all'analisi, che è verbale, ma che si fonda su queste immagini. Dunque questo innanzitutto ci permette di rivedere un pochettino il signor Freud, che peraltro di immagini, se ne intendeva, ha fatto decine di articoli sulle immagini, tra cui ovviamente la gradiva, che è un monumento assoluto, direi, della letteratura, prima ancora che della psicoanalisi. E poi le usava. Ultimo, Walter Benjamin. Anche Walter Benjamin si era fatto una sua iconoteca. Peccato che purtroppo, come sapete, siccome fu costretto all'esilio, per quanto per tutta la vita avesse raccolto oggetti che potevano costituire una sorta di Sammlung, come si dice in tedesco, cioè di collezione personale, la dovette, diciamo, abbandonare, fuggendo, come sapete, verso la Francia, al confine fra la Francia e la Spagna, illudendosi di poter andare negli Stati Uniti, e però facendo diventare quella che sarebbe potuta essere una iconoteca reale, un'iconoteca sostanzialmente virtuale. Voi sapete che l'ultima opera di Benjamin si chiama Passagenwerk, che è il lavoro sui passaggi parigini. Anche questo è un dispositivo della visione, avete presente i passaggi parigini, cioè questi grandi corridoi all'interno di interi quartieri che attraverso, sono tutti pieni di negozi, sono tutti meccanismi ovviamente della visione, dello sguardo da tutti i punti di vista. Nel senso che voi siete infilati come in un acquario, vi guardano da dentro i negozi, voi guardate i negozi, insomma è tutto quello che potete immaginare, è un dispositivo della visione complesso, quindi non una macchinetta nuda e cruda. Bene, e ovviamente Benjamin, quando è in esilio alla Biblioteca Nazionale di Parigi, assembla tutte queste immagini, perché avrebbe voluto fare appunto un libro con delle immagini. Non ha una lira, non ve lo scordate, campa di elemosina, per cui anche le riproduzioni che faceva la Biblioteca Nazionale comunque erano contingentate, poi tutto questo si perde, è rimasto molto poco, qualche fotografia, qualche immagine, perché appunto nella famosa cassetta, nella famosa valigia che poi recupererà Adorno, con il Passagenwerk ci stavano i fogli e basta, non si poteva certo portare le immagini, e comunque non avrebbe potuto, in una situazione di esilio, di persecuzione, come invece aveva fatto il borghese Freud, che peraltro gliel'hanno scombinata anche a lui, come sapete, perché deve scappare a un certo punto da Vienna, e Marie Bonaparte, la sua allieva e direttrice al Kunsthistorisches Museum, manda tutte queste casse in Inghilterra con tutte queste statuine. E anche Warburg, che aveva una serie di problemi anche di tipo psichico serio, sta anni in un ospedale psichiatrico di un allievo peraltro
di Freud che si chiamava Binswanger, un personaggio fondamentale per la storia della psicologia. Ecco, lui sì, se l'è potuto permettere, l'ha lasciato perché ha fatto un'intera casa, la Kulturwissenschaftliche Bibliothek, cioè questa biblioteca di scienza della cultura che esiste ancora ad Amburgo, ma che di fatto fu svuotata e fu mandata pure lei a Londra. E i libri, lo sapete, sono al Warburg Institute, come dicono appunto gli inglesi. Vabbè, comunque le iconoteche esistevano, più o meno virtuali, più o meno materiali. Concludo velocemente dicendo perché sono preoccupato. Beh, perché sono preoccupato stasera? Perché effettivamente ho accanto due amici, prima ancora che colleghi, che in qualche modo hanno attraversato questi territori. Ovviamente Rita Messori sul fronte, diciamo, dell'ermeneutica in senso lato, diciamo così, e di un'ermeneutica che peraltro però non è soltanto parola, anche se lei è un'esperta di ermeneutica della parola, ma anche di immagini, e quindi questa commistione, diciamo, che tiene sempre insieme appunto parola e immagine, d'altronde è l'argomento nel quale siamo, no? Per cui troverete Ricoeur, ma trovate anche Diderot che guarda i quadri, per intenderci. E ovviamente sull'altro fronte chiaramente Vittorio. La cosa che però mi preme sottolineare è che il nesso parola e immagine lo possiamo affrontare con diciamo attraverso un non detto, che però per me è la cosa più importante e che potrebbe costituire il secondo volume, diciamo, di cultura visuale, a parte che Raffaello Cortina mi ammazza appena torno all'attacco con un altro volume. Perché è convinto che i libri come questi lo facciano fallire sostanzialmente, e ha ragione probabilmente, però appunto c'è tutto un non detto, o meglio detto ma non focalizzato, che dovrebbe invece venire fuori, perché la cultura visuale del futuro. Mi riferisco al fatto che sia Warburg che Freud che Benjamin hanno una visione diciamo così, biologica evolutiva e o neuroscientifica e o cognitiva delle cose che, di cui si sono occupati. Che invece l'argomento, voi sapete, insomma, sia Vittorio è su un altro versante più rarefatto, ma altrettanto attento alle questioni, diciamo, del bios, dell'emozione, della vita, eccetera, e Rita. Nel caso di Gallese in maniera evidente, cioè il fatto che l'estetica e la teoria dell'arte e la letteratura e insomma tutte le discipline che bene o male malamente rappresentiamo devono confrontarsi con la vita nel senso del bios. Allora, quali sono i tre punti? E poi magari ne parliamo con calma. Warburg ha fatto una biologia delle immagini, cioè ha convinto che le immagini hanno dei comportamenti esattamente come gli esseri viventi. Lo studia, tra l'altro, studiando i popoli, tra virgolette, primitivi, che ovviamente animano le immagini, pensano che le immagini sono animabili, anzi hanno una agency. Oggi, se ci fate caso, tutta la teoria dell'immagine gira attorno al tema della agentività, si dice così in italiano, dell'immagine. Il secondo punto, Freud, la sessualità, dico, non c'è bisogno che insista sul fatto che la sessualità ha a che fare col bios. Quello che però mi preme sottolineare è il fatto che, siccome Freud ha fatto uno scherzetto niente male all'Occidente, cioè ha fatto tutto un gioco in cui ci ha incatenato in una logica maschile, voi sapete che tutto il pensiero femminista del Novecento ha cercato di smontare questa logica tutta al maschile, per cui l'occhio, lo sguardo, il corpo, il sesso sono tutti maschi, diciamo, per intenderci, la testa di Freud. Io nel libro non ne parlo. Però cosa hanno fatto poi le femministe? Hanno cercato disperatamente di smontare questa gabbia teorica, cercando di capire se c'erano alternative, per esempio, a una teoria del feticismo che era ovviamente maschile, oltre che maschilista. E non solo hanno fatto questo, e ci sono casi eclatanti nella storia della teoria del cinema, della teoria dell'arte, eccetera, ma hanno fatto un passo ulteriore, secondo me quello ancora più importante, al di là della logica, quindi della differenza, del tematizzare il femminile, di inventare uno sguardo femminile, perché Freud non ci dà scampo, lo sguardo è maschile e basta.
e quindi hanno cercato, diciamo, per anni e anni, stiamo parlando dei nomi più alti della filosofia femminista di questo secolo, di creare un'alternativa, diciamo, al femminile. Ma ora hanno fatto un'operazione ancora più importante dal mio punto di vista, insomma, dal punto di vista della cultura visuale. Stanno uscendo anche dalla logica della differenza e hanno cominciato a parlare di sguardi, per esempio, non umani, o dell'animalità per intenderci, pensando appunto e riducendo l'antropocentrismo, che sia maschile o femminile o maschile e femminile, ma sempre antropocentrismo è. Le grandi femministe, le nostre colleghe, in alcuni casi amiche, penso a Rosy Braidotti, eccetera, stanno lavorando sul fatto, ma forse usciamo un po' dall'antropocentrismo, anche questa fissazione maschile e femminile è abbastanza relativa, e c'è una grande teorica che secondo me è la più importante di tutte, Elizabeth Gross, che dice: guardate che se prendiamo sul serio il darwinismo, la cultura, diciamo, della sessualità nella declinazione ovviamente darwinista, oltre a quella freudiana, dobbiamo pensare alla possibilità di una metamorfosi infinita dei viventi, per cui forse un giorno non ci saranno più neanche maschi e femmine, ma ci sarà qualche altra cosa sulla faccia della Terra, ammesso che ci arriviamo. Perché nel frattempo, diciamo, può essere che distruggiamo tutto. Ecco, il pensiero femminista contro Freud sta andando in questa direzione. Ultimo aspetto, Benjamin. Benjamin, quando parla di media, parla di ambienti. Quando parla di media, parla appunto di dispositivi complessi che sono dispositivi ambientali, ambientali nel senso di ecologici. La sua ispirazione è un autore che Vittorio conosce molto bene, è un biologo che è appunto Jacob von Uexküll, il quale disse: guardate che ogni animale sta all'interno di una sorta di bolla percettiva, è un mondo percettivo che in qualche modo è l'unico mondo che può conoscere, peraltro in questo era molto radicale. E allora noi stiamo effettivamente in una bolla, noi anche esseri umani, non solo le famose zecche di cui lui parla o gli altri animaletti, ma anche gli uomini stanno all'interno di una bolla percettiva, vedono quello che possono e vogliono e gli è utile per la sopravvivenza, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, bene, mi fa un discorso sui media parlandone come se fosse un sistema ecologico. Non è poco, oggi non facciamo altro che fare questo discorso, evidentemente. Lo facciamo perché siamo anche un po' più preoccupati di Benjamin con la riflessione sull'antropocene, sul fatto che stiamo distruggendo tutto, e io credo che la cultura visuale, diciamo, anche su questo fronte dovrà aiutarci a capire la contemporaneità. Ce n'è abbastanza: biologia, sessualità, ecologia. Certo, è uno sforzo notevole, soprattutto per noi che scienziati non siamo, parlo di questi qui, ovviamente, e che quindi abbiamo bisogno di imparare moltissimo e di dialogare. Infatti fa bene Vittorio ad avere inaugurato in Italia questo dialogo e spingendolo sempre di più. Noi, diciamo, nel nostro mondo lo cominciamo a fare, nell'estetica sicuramente, persino nella letteratura, anche se mi guardano un po' male, dice: ma che c'entra la biologia con la letteratura? C'entra, Sempre meno. c'entra. E Bene. questo è quanto. Grazie. Allora, credo di interpretare il comune sentire. Avremmo continuato ancora a lungo, ma abbiamo anche dei tempi tecnici e quindi darei la parola a Rita Messori per una prima sollecitazione. Grazie Vittorio, soprattutto grazie a Michele che ha dimostrato anche all'interno di questa esposizione molto brillante che le sue capacità retoriche non sono soltanto legate alla scrittura, ma anche al discorso orale e ci ha molto conquistati. Io mi limito a dire due cose, una di metodo e una invece su Benjamin che mi ha molto colpito, sia nello scritto sia nella tua esposizione. Intanto siamo tutti indisciplinati, siamo qui tutti e tre, sicuramente molto molto indisciplinati. Per quello che mi riguarda ho sempre creduto in un'estetica che pratica i confini, sempre alla ricerca del suo statuto. Di conseguenza, tutte le volte che ricompare una questione che diventa molto trasversale, è chiaro che ogni disciplina si rimette in discussione. E questo, fa bene anche all'università, nonostante, no, sia sempre un po' nella sua struttura, in ritardo. No, invece, per quello che riguarda l'ultimissima parte della bellissima esposizione di Michele Cometa,
Io mi concentrerei su Benjamin e hai in definitiva chiuso con una sollecitazione che già avevo in mente mentre leggevo il tuo testo. Solitamente quando si parla di Benjamin, e immagino che molti di voi lo sappiano, ci sono studenti che hanno seguito i nostri corsi, si cita il saggio apparso a metà degli anni 30, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Invece un elemento estremamente originale del testo di Michele Cometti è avere puntato l'attenzione sull'opera dei Passage. Ed è una cosa che io nel mio piccolo, ho scritto pochissimo su Benjamin, ma l'ho molto utilizzato, condivido in pieno, soprattutto perché, come giustamente diceva Michele Cometa, è uno sguardo, quello che si pratica nei Passage, che ha a che fare con la città, come la città è strutturata, con l'architettura della città e anche con la sua urbanistica. Cioè i Passage sono un elemento architettonico. E quando nell'infanzia berlinese, in definitiva, si ricorda della sua casa, Benjamin parla dei bow windows, che sono un elemento architettonico molto molto importante. Ecco, è uno sguardo ambientale ed è uno sguardo in movimento, che io trovo, diciamo, molto vicino a tutti gli studi che sono stati fatti in ambito fenomenologico, no? Quindi, tra Benjamin e la fenomenologia, pensiamo a Merleau-Ponty, no? per intenderci, pensiamo a Husserl, a tanti anche psicopatologi che sono stati studiati da, oppure hanno preso spunto dai fenomenologi. Citavamo l'altro giorno Maldinè e tutte le sue letture su Strauss, l'importanza del movimento, cioè siamo degli esseri senzienti, che sono anche in movimento, cioè quindi all'interno del dispositivo dobbiamo inserire anche lo sguardo in movimento. L'altra cosa decisiva, a mio avviso, ma su questo io volevo una conferma da parte di Michele Cometa, è la seguente. E secondo me con un'intuizione straordinaria, Benjamin parla della città e dice ci sono delle figure un po' strane, no, lo stracivendolo, che ed è un capitolo del volume, che raccoglie in definitiva quello che la città rifiuta. No, ci sono anche delle immagini che vengono rifiutate, che vengono in definitiva messe in disparte, non le vogliamo vedere, e Benjamin invece ci fa capire che dobbiamo recuperare il rimosso, no? delle immagini anche della città. Quindi una memoria che abbiamo dimenticato, che invece dobbiamo recuperare perché ci può far capire il presente. L'altra cosa straordinaria è che, citando, no, questi elementi architettonici come il Passage, il bow windows, dice stiamo attenti perché poi la città si va configurandosi sempre più come una città porosa, cioè non c'è più una differenza, diciamo, dualistica tra il pieno, il vuoto, il fuori, il dentro, il pubblico e il privato, perché in definitiva c'è una mescolanza. Allora, quello che io ti chiedo è se questa porosità in definitiva non sia uno degli elementi, no, del dispositivo complesso di Benjamin, che noi possiamo utilizzare per capire, ad esempio, gli ambienti digitali. Se c'è una cosa che noi abbiamo capito è che pensiamo come docenti, anche come studenti, no? Ci siamo sempre stati collegati il fuori e il dentro, no? Pensiamo alla Viola, no? Che viene intervistata da Lili Gruber e ha dietro di sé i suoi quadri, in definitiva è casa sua, no? E c'è una mescolanza straordinaria, no? Tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Ecco, mi fermo qui. Secondo me in realtà Raffaello Cortina editore è molto contento quando pubblica i tuoi testi e si vede anche, no, dal pubblico, ancora siamo tutti non abituati a frequentare degli spazi tra virgolette pubblici come può essere la sala, no, in questo caso. E il pubblico presente sta a testimoniare che invece le tue riflessioni sono per tutti molto importanti.
Ah sì, non lo pensavo. No, allora, hai toccato almeno tre punti fondamentali che forse è giusto esplicitare il più possibile, anche perché uno di questi riguarda, gli hai dato una sorta di assist, no? E cioè fai bene a dire fenomenologia, è una, diciamo, parola chiave, almeno per due aspetti. Il primo è la centralità del corpo, io non ho usato molto la parola, diciamo, ma lo do per scontato se parliamo di sessualità, se parliamo di, non abbiamo parlato nel caso di Warburg della malattia, della sua, diciamo, del suo essere veramente sempre esposto a questa sofferenza, e all'idea appunto che invece certi tipi di letture lo salvano quando sta morendo la madre, e lo salvano anche quando deve uscire dall'ospedale psichiatrico, e dove è stato veramente schizofrenico, quindi insomma vedeva i serpenti, inseguiva le infermiere con le forbici. Era Schwanger, sbagliò la diagnosi. Esatto, questo lo lascio dire a te. C'era un Kraepelin a consulto che azzeccò, lui era un bipolare. Uno deve starsi anche zitto quando c'ha davanti, no, diciamo. No, ma ti ringrazio molto, è così. Era un bipolare. E invece, benissimo, basta. No, adesso lo scrivo, copio, come ho copiato molte cose di Vittorio. Ma poi, ecco qui l'assist che hai fatto, di fatto, il tema del movimento, il tema dell'azione, il tema del gesto, il tema del... Sono tutte questioni che la cultura visuale certamente tiene in grandissima considerazione. Proprio Vittorio ci ha insegnato appunto che la dimensione sensorimotoria, cioè il movimento, presiede non soltanto all'esperienza estetica, all'esperienza della parola, all'esperienza appunto, e quindi oggi noi che facciamo, si fa per dire, mi metto dalla tua parte estetica, sicuramente dobbiamo riscoprire questa intuizione incredibile che è stata della grande fenomenologia, in particolare di Merleau-Ponty, che non a caso hai citato, coniugandola appunto con tutto ciò che poi adesso le neuroscienze cognitive ci dicono a proposito delle pratiche di embodiment e soprattutto del nesso strettissimo che si crea fra significazione e movimento, fra esperienza estetica e movimento, eccetera. Quindi già questo è un altro capitolo e ti ringrazio di averlo tirato fuori, perché lì è tutto implicito, perché io parlo ovviamente dei tre vecchi, però tu hai colto già subito il fatto, così va a finire la storia. E prima questione. La seconda questione, ancora più importante, è questa cosa che hai sfiorato, ma che per me invece è molto importante, e cioè il tema di Benjamin, che quando lavora sulla città, quando lavora sui passaggi, quando lavora in generale sulla cultura moderna, diciamolo chiaramente, si sofferma sui rifiuti. I rifiuti anche proprio in senso letterale, cioè proprio i rifiuti. Perché si sofferma sui rifiuti? Questo però lo dobbiamo spiegare al nostro pubblico. Perché lui è convinto che anche in questi scarti, anche in ciò che non entra nel ciclo del capitale, anzi ne esce, nel ciclo virtuoso della città, ma anzi viene appunto espulso, di fatto è nascosta ed è sempre possibile una redenzione, cioè che quella cosa scartata in realtà è la cosa più importante, quella da cui matura invece la possibilità, come dice proprio Benjamin chiaramente, quando per esempio lavorando su Kafka dice che in fondo appunto le cose dimenticate sono le cose più importanti, le parole dimenticate sono le cose più importanti, parole dimenticate sono di fatto rifiutate, sono scarti, escono fuori persino dalla letteratura in alcuni casi, è però la possibilità della redenzione, cioè il fatto che tutta la filosofia e la storia di Benjamin, del resto sapete, si basa sull'idea che bisogna riattivare queste forze rifiutate nel passato, sopite, in alcuni casi dimenticate, perché lì c'è una chance di redenzione. Ovviamente il linguaggio è quello tipico del messianismo, diciamo, ebraico, ma insomma si sposa perfettamente con la logica marxista, per esempio quella presente nelle tesi di filosofia della storia. Quindi la questione dei rifiuti è tutt'altro che irrilevante. Peraltro, se uno vuole capire veramente fino in fondo che cos'è la faccenda dei rifiuti, si vada a leggere Nella strada di San Giovanni di Calvino, Lui che butta l'immondizia. È un testo che diciamo straordinario, che consiglio a tutti, dove appunto giustamente Calvino dice: io vado a buttare l'immondizia, semplicemente si chiama La Pubelle, non a caso, e io vado a buttare l'immondizia, sta a Parigi e butta l'immondizia tutto qui.
quello che viene fuori da questo buttare l'immondizia, questa idea dello scarto, di ciò che in quanto alienato e dimenticato e inutile diventa invece la cosa più preziosa. Quindi fai bene a dire questa questione, a sottolineare questo aspetto. Ultimo aspetto, altrettanto importante, è la questione della porosità. Peraltro particolarmente importante perché queste conflagrazioni di pubblico e privato, di interno ed esterno, sono all'ordine del giorno, in alcuni casi sono talmente evidenti persino a noi, senza bisogno di essere filosofi, che forse dobbiamo cercare di ripensarle in qualche modo. Non a caso tu alludi al periodo in cui viviamo, no? Dove per esempio interno ed esterno, pubblico e privato, sono stati fortemente messi in tensione. Anche semplicemente... infatti, perché è chiaro che poi tutto questo ha una ricaduta mediologica enorme. Siamo stati 2 anni davanti a un computer, diciamo, cerchiamo di capirlo fino in fondo, anzi davanti a uno schermo per essere precisi, direbbe Casetti appunto. Che significa? Che cosa significa? Cos'è questo schermo? Entriamo in questo schermo, Pinotti lavora su questo tema dell'immersività, o ci specchiamo in questo schermo e diventiamo ovviamente dei narcisisti di ritorno in cui non ha nessuna importanza quello che ci sta di fronte, perché noi in fondo vediamo la nostra immagine riflessa, a parte che la vediamo sempre come icona. Guardate che è un modo strano di parlare, io in questo minuto non mi sto vedendo invece altri esseri umani che mi guardano e possono dire ma questo dice stupidaggi, dice cose serie, eccetera. Nei computer noi vediamo anche noi stessi, che, no? Quindi su questo dovranno lavorare gli psicologi del futuro. Dimmi però. Bene, allora io voglio essere molto sintetico, anche perché poi a differenza del pubblico ho il privilegio di averti stasera e domani a pranzo, e quindi mi riservo, voglio dare spazio anche al pubblico che sono sicuro vorrà sollecitarti su molti dei temi che hai trattato. Un unico punto ti volevo sottoporre, proprio legandosi anche all'ultima domanda di Rita. Allora, il libro è costruito su questa triade immagine, sguardo, dispositivo. Oggi il dispositivo, secondo qualcuno, e voglio citare un autore che ha pubblicato un libro recentissimamente, Ruggero Eugeni, Il capitale algoritmico. Ruggero Eugeni è un semiologo dei media che insegna alla Cattolica di Milano, e in questo libretto non molto lungo dice ma non è che l'immagine, certe immagini oggi distruggono lo sguardo. Cioè lui dice l'immagine digitale, in particolare l'immagine algoritmica, è immagine perché in qualche misura si offre ancora al nostro sguardo, ma in realtà è il prodotto di una raccolta di dati resa possibile da degli algoritmi, lui dice, superumani, perché hanno una potenza di calcolo che travalica di molti ordini di fattori la nostra capacità della nostra mente. E quindi lui dice, se fino a un certo punto il mondo si fa immagine, queste immagini si fanno mondo, e quindi una radiografia analizzata da un algoritmo di intelligenza artificiale arriva a una conclusione sulla base di quelle informazioni che sono contenute in quelle immagini, molto più attendibili di quanto non possa fare il più esperto radiologo, perché quell'immagine non è più un'immagine, ma è una raccolta di dati che il nostro occhio non è in grado letteralmente di vedere, l'algoritmo sì. Quindi io credo che le culture visuali e l'indisciplina che aleggia attorno a questo tavolo siano uno degli strumenti più importanti per darci delle bussole e capire in che diavolo di mondo stiamo entrando. Quindi, secondo te, in che misura questo tema dello sguardo è messo in crisi da questo nuovo tipo di immagini dati, immagini mondo?
Io non mi preoccupo tanto di questo aspetto, hai fatto bene a citare Ruggero perché effettivamente questo librettino, che non è tanto librettino, dove parla appunto di questi stranissimi... No, nel senso che è esplosivo effettivamente, come dici tu, e non solo, peraltro parla di tutte queste stranissime cose, dai Google Glass che sono stati uno dei grandi flop, diciamo, della visualità moderna, ai visori della realtà virtuale, dove appunto, come dici tu, è l'immagine che si fa mondo. E la diagnosi è quella, certamente dovremo fare i conti con questo nuovo statuto delle immagini, su questo non ci piove, su questo nuovo statuto degli sguardi e su questo nuovo statuto dei dispositivi. Infatti, diciamo, il mio contributo è semplicemente: guardiamo a queste tre cose, signori, perché, diciamo, queste rimangono, ancorché violentate, come dici tu, a vari livelli. Stesso discorso vale per esempio per il dispositivo. Pensate che noi abbiamo dei dispositivi che si fanno corpo, fra poco si infilano anche nel nostro corpo, a parte che si infilano tecnicamente, ma anche basta aver fatto un'esperienza, diciamo, di un visore di realtà virtuale, capite bene che tutto il vostro corpo, a proposito del movimento, è determinato da una non realtà, da delle immagini che sono costruite peraltro da macchine particolarmente intelligenti. Sai però che cosa io vedo nel tuo discorso? Esattamente l'argomento del vostro incontro, parole e immagini. In realtà gli algoritmi sono delle forme di scrittura, delle forme di letterarietà senza lettere, diciamo, con numeri. Allora ci costringono ulteriormente non solo alla revisione che dici tu, ma ci costringono anche a rivedere le nostre sicurezze. Quando dico nostre, penso a noi che ci siamo occupati di ecfrasi, di descrizione delle opere d'arte, descrizione delle immagini, come se tutto fosse un idillio, no? Da un lato c'è un quadro, dall'altro c'è il poeta che lo descrive o l'esteta che lo descrive. Forse dobbiamo ricominciare a ripensare persino il rapporto tra parola e immagine, cioè tra segni che nascono in maniera arbitraria, come del resto sono anche, diciamo, ciò che troviamo in un algoritmo, e quindi forse la conferma più forte della necessità di fare un ciclo come il vostro, parola e immagine, perché poi lì è una delle grandi, diciamo, partite. Quindi non mi preoccupo tanto del destino degli sguardi o del destino delle immagini e manco dei dispositivi. Quando ho letto il libro di Eugenio ho detto: eh sì, però qui lui per esempio recupera tutta una cosa che noi ci eravamo dimenticata, perché la pensavamo una sorta di cane morto, per dirla con Hegel, per esempio il problema dell'informazione. Ma che cos'è l'informazione che passa attraverso un computer? Sono 1-0 e tutto quello che poi in termini di linguaggi più o meno innaturali viene fuori. E forse dobbiamo ricominciare a pensare anche questo. Cioè, io per esempio ho avuto la sensazione tutta la vita, noi ci siamo occupati anche Rita, di testi letterari che descrivono immagini, ci siamo preoccupati, ma sai, ci si riesce o non ci si riesce, cos'è una parola che racconta un'immagine, via discorrendo, tutto il tema grande dell'ecfasis. Arriva un algoritmo dove giustamente, come ti ricorderai, Eugenio dice: abbiamo a che fare con luce, con informazione sulla base di dati numerici e con dispositivi, cioè con pezzi di ferro per intenderci, e questo altro che ci rimette in discussione dal punto di vista della, appunto, parola immagine, che è appunto il titolo della vostra. Grazie. Io direi, mentre ti ascoltavo, ci sono questi tre autori, ma il tuo libro forse è essenzialmente veramente beniaminiano, perché attraverso il recupero di questa genealogia tu ci fai capire come per capire il futuro, il futuro che ci aspetta, dobbiamo guardare, e nel guardare indietro in qualche modo vediamo il futuro. Bene, ringrazio Michele Cometa, e se avete ancora un po' di fieno in cascina in termini di attentivi, vi invito a fare domande se ne avete. Non siate timidi. Purtroppo non abbiamo l'assistente di sala oggi, nemmeno i microfoni.
No, beh, però la sala sì, è, lo faccio sente... io, mi metto la maschera, c'è un microfono, c'è un gelato. Sì, sì. Domande? Alberto. Grazie. Ah, io volevo fare un attimo una considerazione. Tu, una delle prime parole che hai tirato fuori è stata la parola sguardo, che credo sia una parola, in parte per le immagini è importantissimo, perché diciamo non possiamo scindere l'idea di un'immagine dall'idea di un particolare punto di vista dal quale l'immagine è vista. Questa è una cosa, appunto, parli di Warburg, Richard Wollheim è stato tra i primi, diciamo, a teorizzare come la percezione dell'immagine sia una percezione di costanza. Noi giriamo intorno a un quadro, ma la scena del quadro ci viene sempre data sotto la stessa prospettiva, che cosa che appunto nella percezione ordinaria non c'è, proprio per le ragioni sensomotorie che Vittorio sa benissimo. Diciamo, noi possiamo girare intorno agli oggetti, ma non possiamo girare nello stesso modo intorno alle immagini. Allora, questo rapporto sguardo e immagine, quello che hai detto su Freud mi ha colpito molto, perché mi ha ricordato i miei studi giovanili su Freud, in cui, in particolare un saggio a cui sono molto legato, che è il saggio del 37, Analisi terminabile e interminabile, che viene molto utilizzato dai filosofi. In particolare io all'epoca lo usai perché è il saggio che secondo me spiega meglio come mai Wittgenstein potesse dire che lui si sentiva seguace di Freud. E allora in quel saggio lì, Freud, forse rigettando, forse reinterpretando, diciamo, la sua propria professione, dice per la prima volta che la psicoanalisi è una forma di ermeneutica. In che senso? Proprio nel senso dello sguardo di cui parlavi tu prima, nel senso che in quel saggio lui dice, beh, in fondo, che cos'è una pratica terapeutica nei confronti del paziente? È un modo di vedere la storia del paziente, è una sorta di vedere come, se uno dovesse usare, diciamo, una nozione un po' tecnica, nel senso che la storia viene raccontata per dare senso, diciamo, al paziente stesso, come se fosse la ripetizione con variazioni, con modificazioni e integrazioni di quella che Freud chiamava la Urszene, la scena primaria, riprendendo idee goetiane, l'idea della tu che vieni da Palermo, sai perfettamente la storia della pianta primaria del giardino botanico di Palermo, che Goethe disse di aver trovato appunto a Palermo, eccetera, eccetera. Quindi è proprio in realtà questa idea di, come dire, di guardare in un certo modo, appunto, ricostruire la vicenda di un paziente per dare senso alla storia del paziente in maniera tale che il paziente trovi, per così dire, una nuova intelligibilità, diciamo così, alle sue vicende, ha proprio a che fare, diciamo, con una dimensione in qualche modo iconica. E volevo sapere un po' che cosa ne pensi. Penso esattamente quello che hai detto, anzi sono ancora più estremista, dico, a parte il fatto che era perfettamente ragione che questo saggio straordinario fa la differenza, diciamo, analisi interminabile, cioè. Ma il problema è appunto questo, il problema è quello di uno sguardo altro, solo che, come tu sai benissimo, noi abbiamo sempre pensato che fosse una parola altra, e anche tu hai detto giustamente un racconto, io faccio vedere appunto... ecco, quello che ho cercato di insinuare, di dimostrare è che, come dicevo nella premessa, effettivamente Freud è un uomo dell'occhio almeno quanto è un uomo della parola, e quindi lo sguardo è uno sguardo altro che tu offri al paziente, ed è anche uno sguardo alto in senso proprio letterale, nel senso, come ti dicevo, appunto, come vi raccontavo, Hilda Doolittle, che ricorda appunto il maestro, mi dice guarda quella statuina di, non so adesso, Ptah, uno delle tanti divinità, ma tu ti identifichi con quella, ma perché hai raccontato nel sogno che in realtà c'era, ne so, l'avvoltoio, bla 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 bla. Ecco,
ci serve molto insistere sul fatto che Freud, quando utilizza la parola, utilizza anche gli sguardi, e quando utilizza gli sguardi, utilizza anche la parola. A proposito dell'inscendibilità, in effetti tutti questi signori, se vogliamo scendere nel particolare, cioè Warburg, che ha fatto? Warburg ha costruito una straordinaria strategia di sguardi, cioè mettendo insieme tutte queste immagini in un unico supporto, ma nella sua testa e anche negli appunti che ci ha lasciato e che sono oggi al Warburg Institute, c'erano tutti dei link accompagnati molto spesso o sotto forma di parola che univano questi sguardi. È un ipertesto, come lo chiamavo. Io ho sempre pensato all'Occidente, adesso esagero naturalmente, come una inesausta lotta fra il verbale e il visuale. Certo, non lo dico, lo dico timidamente davanti a Voltolini, perché diciamo sicuramente si intende moltissimo di verbale e purtroppo nel frattempo anche di visuale, no? Come tutti i filosofi del linguaggio che si rispettano. Però ecco, è lì la partita, è quella, non c'è niente da fare, e non credo che possiamo uscire da questa, che però è una la scena di una battaglia. Anche quando parlavamo noi, diciamo, di ekphrasis, di rapporto tra un testo e un'immagine, io ho sempre pensato non alle arti sorelle, ma alle arti sorellastre. Ecco, questa dimensione agonale io credo possa essere un buon viatico per interpretare l'atteggiamento anche, ovviamente, di Freud, e direi anche di Benjamin, perché anche lì Benjamin, certamente, essendo se non altro l'erede di una tradizione, chiamiamola così adesso semplificando, talmudistica, comunque di teologia ebraica, ha tutto un retroterra di ermeneutica della parola grande quanto una casa, eppure capisce che un singolo fotogramma di un qualunque cinema, di qualunque film di Eisenstein, piuttosto che chissà che cosa, fa la differenza, diciamo, no? E se ci pensate, i grandissimi poi si attestano su questo conflitto. Io penso sempre a Roland Barthes, lo dico con qualche timidezza, ripeto, davanti a Voltolini, ma penso anche al mio collega Marrone, no? Che hanno lavorato su Roland Barthes. Ma Roland Barthes che ha fatto tutta la vita? Ha fatto questo, cioè ha cercato di infilarsi in questa. Poi certo, noi lo abbiamo consacrato come un grande, ovviamente, ermeneuta della parola. La cultura visuale serve anche, io credo, soprattutto serve a noi letterati, ad uscire dalla testolatria, come dico sempre, occidentale. Cioè, non è un caso che sia tu, Roberta Coglietore, state lavorando sui fototesti. Certo, quello poi, diciamo, è anche un altro luogo di conflitto assolutamente evidente, chiaramente. Talmente evidente che ce ne accorgiamo tutti, ma anche le cose più, più esoteriche. Ma pensate, ecco, tu citavi giustamente Wittgenstein. Un'immagine ci tiene prigionieri, credo sia una delle frasi più belle, ma ci tiene un'immagine ci tiene prigionieri attraverso il linguaggio. E allora è un'immagine o è il linguaggio? Io per esempio sono convinto che tutti questi nostri autori hanno un'immagine che li tiene prigionieri, ed è un'immagine biologica, e questo spero che riuscirla poi a raccontare. Altre domande? Attento, perché questo sì, non oso gesto atletico. Allora, grazie per la presenza attenta e numerosa, e si parlava di linguaggio. Vi do appuntamento a martedì prossimo, quando con Paolo Virno parleremo di una parolina, il verbo avere, che è al centro del suo ultimo libro, e partendo da questo verbo continueremo a interrogarci sull'umano, sulla nostra società, sulla politica, un incontro anche quello molto interessante. Grazie e buona domenica.